L'isola della Certosa, di fronte a Sant'Elena. 23 ettari, dei quali la metà di bosco. A due fermate di vaporetto dei giardini della Biennale. È la sede di Vento di Venezia, che ci ha accolti e che gestisce una darsena, una scuola vela, un atelier che fabbrica gondole, un albergo e un ristorante. Quattro artisti, legati fra loro da una comune percezione artistica del mondo, estendono il concetto di estetica all'ecosistema, realizzando i loro lavori esclusivamente con il materiale naturale grezzo del luogo stesso dove scelgono di intervenire. Sono una degli artisti e la curatrice di questo progetto di realizzare qua un percorso di arte nella natura per la Biennale. È da tempo che penso all'importanza di alzare a Venezia una bandiera in difesa dell'ambiente con lo strumento dell'arte. Centinaia di alberi sradicati dalla tromba d'aria, ammassati a forma di braccio di mare, immersi. Siamo ammaliati da questa forza muta. Vogliamo farne un monumento, archeologizzare il cataclisma. Non è stato possibile, per questioni burocratiche, per mancanza di mezzi anche, un'opportunità persa. Ma abbiamo restituito parte di questi alberi al bosco della Certosa, attingendo a questo giacimento per realizzare le nostre opere.